Dall'incontro clou tra la delegazione italiana e Khrushchev escono le seguenti risposte. Si voleva evitare la diffusione del documento. Anche nell'Unione Sovietica Stalin era considerato dal popolo una specie di semidio. Durante i suoi funerali ci sono 100 persone soffocate davanti alla sala delle colonne nel centro di Mosca dove è esposta la bara. C'è gente che prega, donne che restano tutta la notte inginocchiate vicino alla salma. Molti altri esempi di questa devozione a testimoniare l'immensa popolarità di Stalin, così racconta Khrushchev agli italiani. Per distruggere tutto questo mito di Stalin bisognava dunque denunciare e condannare i delitti in modo molto forte. In quanto alla diffusione del rapporto segreto, il vertice sovietico aveva deciso all'inizio di farlo conoscere soltanto ai delegati del congresso, poi avevano capito che sarebbe stato indispensabile farlo conoscere a tutto il partito. Una volta messi su questa strada si era deciso di farlo conoscere anche alle organizzazioni culturali, ai partiti dei paesi di nuova democrazia, ai capi delegazione dei partiti fratelli dei paesi capitalisti. Nonostante tutto ciò, così diceva Khrushchev, ma nessuno gli credeva molto, si sperava di mantenere segreto il documento. Bisogna parlare delle reazioni dopo il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, evento centrale non soltanto del 1956, ma dell'intero decennio e uno degli eventi del secolo. Era facile prevedere un grande disorientamento dopo la denuncia, aspre polemiche, scontri ideologici tra i dirigenti comunisti, tra questi e gli intellettuali, iscritti o solo simpatizzanti. La crisi fu tuttavia devastante, riguardava gli equilibri usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, con la crisi in molti paesi dell'Est europeo e con due rivolte in Polonia e Ungheria. Abbiamo già accennato poco fa alle reazioni italiane e alla visita e alle domande che Giancarlo Pajetta pose a Khrushchev. Un'onda lunga di manifestazione e di protesta politica e quasi di guerra si è messa in moto a Varsavia, avrebbe prodotto poi con drammi intermedi, oltre due decenni più tardi, la Solidarność in Polonia e in qualche modo l'inizio della fine dell'impero sovietico. Presi alla sprovvista, tuttavia, i sovietici condannano Stalin, ma non sono in grado di offrire una versione politica modulata per chiarire i fatti in modo tale da renderli più accettabili. Per settimane anche i giornali comunisti in Occidente alternano in modo diverso, modulano a seconda degli autori, accuse agli Stati Uniti di aver ordito una provocazione sanguinosa, salvo a ripresentare poi la rivolta qualche giorno dopo come una conseguenza degli errori dei partiti e dei governi dei paesi dell'Est. L'unità alternava, combinava nel 1956 i due elementi di crisi. Dopo la Polonia, in un editoriale scritto da Di Vittorio, che doveva tener conto degli umori dei socialisti di Nenni, venivano combinati i due elementi della crisi in questo modo. Certo, scrive, in queste occasioni i provocatori pescano nel torbido, ma possono essere isolati quando i lavoratori sono soddisfatti e difesi dal loro sindacato. Per non sbilanciarsi troppo e per sintonizzarsi un po' meglio sulla linea vicina a quella del Cremlino, subito dopo Palmiro Togliatti pubblica un articolo di fondo dal titolo che prefigura il contenuto. Il titolo è La presenza del nemico, e il nemico non poteva che essere l'imperialismo occidentale. Poche settimane dopo si presenta la questione ungherese e allora la questione polacca passa in secondo piano. Anche nel caso ungherese si notava una doppia interpretazione. In un resoconto viene scritto che i comunisti giudicano doloroso il fatto che il governo ungherese non sia stato in grado di respingere con le sue sole forze l'attacco contro il nemico e di aver ritenuto necessario ricorrere all'aiuto sovietico. Sarebbe la prova evidente della debolezza del partito. Un colpo al cerchio e un altro alla botte. Si scrive anche che i sovietici sarebbero intervenuti per porre fine all'anarchia, ci sarebbe stata l'azione dei gruppi borghesi e di provocatori, ma la rivolta tuttavia aveva un carattere socialista e libertario.
Abbiamo sentite dunque le reazioni anche dai giornali al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, reazioni che tengono conto anche di una certa irritazione, di una certa delusione, in quanto nessuno aveva preavvertito di una svolta del genere che poteva provocare ed ha provocato danni al movimento operaio in Occidente. Ecco, su questo forse anche voi dovete affrontare la cena. Saluto e ci sentiamo domani. Alle 8 della sera. 1956. Khrushchev contro Stalin. Di Demetrio Volcic. Regia di Carlotta Zanini. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it. www.radio2.rai.it